classifica. Allora andiamo ad Elisabetta Carlini mostrandovi, forse non so se un tweet o un post di Giorgia Meloni dell'altro giorno, ce l'abbiamo, ma insomma ve lo riassumo: il governo prima va a casa meglio è, Conte moltiplica le poltrone invece che aumentare i fondi, eccolo qua, per scuola e università. Allora Gardini, ma lei c'è una cosa, le faccio così la domanda, della conferenza stampa di Finanza di Conte che... Non dico l'ha convinta, ma insomma le ha fatto pensare, beh, non è male questa cosa, no, non ce n'è una. Guardi, devo dire che condivido molto di quello che ha detto Daniela Preziosi prima, a parte la considerazione che sia un governo poco di sinistra, che insomma mi sembra sia un governo molto di Non mi sinistra, però rovini, signora Conte Gardini. sicuramente è riuscito ad essere molto, molto elusivo. Ha sprecato una quantità di parole per rispondere alle domande, anche le più semplici. Ma per non dire nulla, quando a scuola si era poco preparati si usava questa tecnica, si sprecavano un sacco di parole e non si andava mai alla risposta perché non la si conosceva. Ma è stato anche un conte contro se stesso, come ha detto benissimo Daniela Preziosi, Grande. perché è veramente sempre più inquietante vedere come Conte 2 sia contro il Conte 1. Allora, visto che c'è lì Benifei, io vorrei ricordare, se mi permette, direttore, Prego. alla ex collega, siamo stati colleghi in Europa tanti anni, quando Conte è venuto, era quest'anno, sembra un'era geologica fa, ma era soltanto febbraio del 2019, di quest'anno, e non c'è traccia nel resoconto finale di questo Conte 2, di questa sua vita passata, che fa parte comunque del 2019, fino a 2019 inoltrato, no? Fino ad agosto. Lui fu molto attaccato, vi ricorderete, fu una plenaria veramente brutta per il nostro paese, gli fu dato del burattino. Io non intervenni perché avrei dovuto dire cose non Ricordo bene. positive, ho preferito da italiana tacere. Ci sono stati molti altri italiani, soprattutto del PD, che invece sono intervenuti. Trovate tutto, per esempio, sul sito di Radio Radicale, tutti gli interventi, erano tutti contro Conte. Ma quello che si è visto in aula era molto più effervescente e molto più rabbioso contro Conte di quello che poi è andato in onda così negli interventi ufficiali. Tant'è che Conte, e vi leggo il virgolettato perché me lo sono portato, perché mi è venuto in mente proprio ascoltandolo ieri, Conte, dice che viene attaccato perché lui rappresenta un governo che esprime il cambiamento in atto in Italia e in Europa. Dice: per questo mi hanno attaccato, perché molti di loro sanno che non verranno rieletti. Sono figli di forze con una vecchia ispirazione. Il nuovo vento li spiazza. In più dice che non tengono conto dell'altissimo consenso interno che la mia maggioranza ha, mentre altri paesi non ce l'hanno, e in più dice che raccontano bugie tipo il fatto che fanno morire i bambini in mare, i bambini africani in mare. Quindi mettere insieme quello che diceva Conte a febbraio, Sì. difendendosi dagli attacchi che ha avuto in Europa, soprattutto dal Partito Democratico, con questo nuovo Conte, le assicuro che per me è assolutamente impossibile e mi deprime vedere il nostro paese nelle mani di un personaggio che a questo punto, devo dire, Verhofstadt aveva ragione. È un burattino, perché solo un burattino può cambiare opinione in Allora, questo io in aula, modo. Non aspettate. è serio. E Sì. mi preoccupo di vedere È forze facile politiche che fanno i comunque. saltimbanchi e le giravolte a 360 Allora, gradi. Questo povero paese deve liberarsi di questo Ma governo la perché farà giravolta l'ha fatto danni anche un attimo, irreversibili. Gardini, Siamo sul chiarissimo. punto della giravolta, ha fatto Allora, anche la